Por eso les pido que este domingo el miedo no le gane a la esperanza, que gane la esperanza y gane la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Muchas gracias. Questa è la conclusione di un comizio elettorale che uno dei due candidati alla presidenza argentina, Javier Milei, ha tenuto giovedì pomeriggio alla periferia di Buenos Aires. Il politico ultraliberista e anarcocapitalista invita i suoi sostenitori a non far prevalere la paura sulla speranza e sulla libertà, alla quale inneggia tre volte, ripetendo ogni volta anche una parola che è meglio non tradurre. Nella piazza c'era anche l'inviata del Corriere Sara Gandolfi, che si trova nella capitale argentina per raccontare il ballottaggio di domenica 19 novembre, come farà in questo episodio. Al primo turno Milei, che partiva favorito, ha conquistato il 30% dei voti. Il suo sfidante, il peronista di sinistra Sergio Massa, parte invece dal 36,7% ottenuto il 22 ottobre. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di venerdì 17 novembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Sara Gandolfi, domenica quindi si sceglie il nuovo presidente argentino, tra Sergio Massa e Javier Milei. Che cosa dicono i sondaggi? Dunque, i sondaggi della vigilia parlano di empate tecnico, che sostanzialmente significa che i due candidati sono testa a testa. Alcuni sondaggi danno lievemente in vantaggio Milei, altri invece danno in vantaggio il peronista Massa, ma diciamo che sostanzialmente si parla di percentuali così piccole che davvero fino all'ultimo non sapremo chi è il vincitore di questo duello, diciamo. Io sono qui a Buenos Aires e mercoledì sono andata a seguire il penultimo comizio di Milei, cioè del candidato libertario, diciamo, in un sobborgo della capitale. E com'è andata? Che cosa ti ha colpito? Ma aspettavo una folla oceanica, in realtà devo dire sono stata sorpresa, non c'era poi così tanta gente e sembrava più una sagra di paese, e a un certo punto si sono anche confrontati i paesani, perché di questo si tratta, i paesani di un lato con lo schieramento dell'altro, si sono stati un po' di spintoni ma niente di più. Il popolo di Milei è sicuramente molto colorato, con le bandiere gialle, con l'immagine del leone, con gli orsacchiotti, con la motosega, che ormai sono il simbolo di Milei, e poi è apparso lui con un bel ritardo di un'oretta, ha parlato pochissimo, 5 minuti, le frasi sono più o meno sempre le sue, le frasi anticasta, non abbiate paura perché se vi fate paralizzare dalla paura vincerà ancora questa maldita casta, la casta maledetta, e ha ribadito che sono le elezioni più importanti degli ultimi 100 anni. È interessante vedere come è un po' cambiata la strategia di Milei in campagna rispetto al primo turno elettorale. E cioè come? Se appunto prima si presentava ai comizi sempre con queste motoseghe, oggi sembra abbracciare un po' lo stile che è già stato di Trump e soprattutto di Bolsonaro in Brasile lo scorso anno. Cioè ha invitato i suoi fan, i suoi elettori, forse è più giusto chiamarli elettori, a vestirsi con le maglie della nazionale argentina e a portare le bandiere argentine, cioè appropriarsi sostanzialmente di quelli che sono i simboli della patria, della nazione. E in questi giorni si ripetono le accuse, c'è stata anche una lettera aperta del suo staff sui controlli nelle urne. È un po' inquietante il fatto che per esempio abbiano chiesto di sostituire la polizia con soldati delle forze aeree e della marina. È una richiesta che aveva fatto a suo tempo anche Bolsonaro, lo staff di Bolsonaro in Brasile, però devo dire che in Argentina il richiamo, insomma, la presenza di militari può fare ancora paura, visto il passato neppure tanto lontano della dittatura militare. Quali sono state invece le mosse del rivale di Milei, Sergio Massa? Massa invece, che è il candidato appunto del fronte cosiddetto di tendenza peronista, che di fatto è un movimento, un'alleanza di vari partiti,
è stata un po' la grande sorpresa, vi ricordate, al primo turno elettorale, perché contro tutti i pronostici è stato lui il vincitore. Ha un compito difficile adesso, perché è quello di sottrarre voti al campo della destra e del centrodestra, ma alcuni accordi sotto banco li avrebbe già fatto, per esempio con il Partito Radicale. Ricordiamo che per esempio Riccardo Alfonsin, che è il figlio dell'ex presidente Alfonsin che portò il paese verso la democrazia, guidò la transizione democratica, ha già detto che voterà per Massa, ha invitato anche i propri elettori a seguire questo consiglio. Massa ha un problema, deve in qualche modo definirsi uomo nuovo, nonostante sia l'attuale ministro dell'economia, in un'economia che ricordiamo non va per niente bene, lui deve definirsi uomo nuovo rispetto al peronismo che ha governato negli ultimi anni. Molti di quelli che votano Milei votano soprattutto contro l'OSCA. E che cosa significa l'OSCA? L'OSCA sono Cristina Kirchner, l'attuale vicepresidente, e quello che fu suo marito, defunto ex presidente, Néstor Kirchner. Cioè quel gruppo che all'interno del peronismo ha di fatto dato la linea negli ultimi anni. Massa, che con Cristina Kirchner in passato aveva avuto anche un confronto piuttosto duro, ma che ha scelto e accettato di essere suo ministro in questo governo, continua a ripetere che lui non c'entra nulla con Cristina, continua a staccarsi, e addirittura il nuovo slogan elettorale è: viene l'Argentina, sta arrivando l'Argentina che stavamo sperando, proprio a definire uno stacco. Quanto questo sia reale è difficile da dire, appunto lui è ministro e quindi molti rimproverano una continuità rispetto al passato. È interessante anche che l'ultima sua proposta, l'ultima sua idea è quella che promette che il ministro dell'economia non sarà del suo partito, quindi promette un governo di unità nazionale per cercare di ricomporre la frattura che evidentemente esiste nel paese, e che rinegozierà il debito enorme con il Fondo Monetario Internazionale perché è portatore di inflazione. Anche questa è una promessa che bisognerà vedere poi nei fatti se riuscirà a portare a termine. La chiusura di campagna è stata interessante giovedì, perché se Milei ha scelto la piazza, o in realtà un centro commerciale a Cordova, comunque la piazza, per chiudere la sua campagna, Massa ha preferito una micro chiusura, ossia incontrare gli studenti all'Università di Buenos Aires e poi andare in una fabbrica. Come va? Molto bene. A volte, non tenere garantia, non tenere reserva di sueldo, non come e non tenere chi ti preste tampoco, quindi vas all'informale. Come a voler sottolineare un nuovo peronismo più vicino alla gente, diciamo. Hoy hace 21 anni che in este mismo balcone e con un dia luminoso. L'aggettivo peronista viene da Juan Domingo Perón, il discusso e populista presidente dell'Argentina dal 1946 al 1955 e di nuovo tra il 1973 e il 1974, anno della sua morte, alla quale seguì la dittatura militare. Com'è possibile che a quasi mezzo secolo dalla sua scomparsa la politica argentina ruoti ancora attorno alla sua eredità, almeno nominale? Allora, il peronismo è, come dire, un simbolo soprattutto per le persone di una certa età, quelle che hanno vissuto la storia degli ultimi decenni, quelle che hanno vissuto le varie traversie di questo paese, anche perché il peronismo, nel bene e nel male, è il movimento che ha segnato la storia dal dopoguerra in poi in Argentina. I giovani certamente fanno un po' più fatica a entrare in questo modello, diciamo, che è difficile da capire anche per noi europei in realtà, anche perché il peronismo ha tante anime. Ricordiamoci che peronista era anche Carlos Menem, che era un politico di destra, e invece Fernández, l'ultimo, l'attuale presidente, che ha un'ideologia un po' confusa, ma comunque sicuramente si definisce uomo di sinistra. E il peronismo soprattutto ormai è parte dello Stato, cioè gran parte dei dirigenti, ma anche dei funzionari, di chi lavora nei vari ministeri, si dice peronista, perché il peronismo è di fatto ormai diventato quasi un connubio con lo Stato argentino. È interessante da questo punto di vista che gli elettori di Milei, invece dell'avversario, dell'anticassa, diciamo, sono sicuramente tutti gli elettori della destra, diciamo, quelli che hanno sempre votato contro il peronismo, e anche quelli che avrebbero votato magari un personaggio un po' più tradizionale rispetto a Milei, ma che ormai, come direbbe Montanelli, si turano il naso e votano quel che c'è. Ma sono tanti giovani, cioè quelli che la storia non l'hanno vissuta,
i giovanissimi, ecco, per esempio al comizio a cui ho assistito mercoledì c'erano tanti, direi la maggioranza, ragazzini sotto i 20 anni, che hanno seguito e amato Milei attraverso i social network. Oltre ai giovani, si sa qualcosa su quali categorie politiche o sociali sono più inclini a votare per Massa o per Milei? Il paese è nettamente polarizzato, e questo ricalca quello che è successo in Brasile lo scorso anno. Però è difficile categorizzare chi vota chi in base, come dire, a un'ideologia destra-sinistra tradizionale, innanzitutto perché di fatto entrambi i candidati sono populisti, cioè si appellano al popolo e dicono quello che il popolo vuole sentire di fatto. Per esempio è interessante vedere che Milei ha sicuramente vinto nel primo turno elettorale, i suoi risultati migliori sono stati nel quartiere più ricco di Buenos Aires, ma anche nel sobborgo più povero di Buenos Aires, e questo dimostra appunto che riesce anche a prendere voti diversi. Mentre Massa sicuramente ha uno zoccolo duro in tutto quello che è il funzionariato pubblico, diciamo, ma anche i pensionati, che obiettivamente tutte quelle persone che sanno che con l'avvento di un Milei che vuole privatizzare gran parte del settore pubblico, dalla sanità alla scuola, e che vuole tagliare anche su alcune cose come le pensioni, potrebbero avere un danno piuttosto importante. Grazie Sara Gandolfi. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani con la Mazza Caffè di Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.